Amici di Telediamante, buonasera, incontro con questa sera con artisti validissimi e bravissimi di dove? Di Diamante. E con noi il carissimo Antonino Perrotta, è un piacere averti con noi. Antonino di Diamante ma vive a Roma. Quindi ogni tanto, quando ti riusciamo a pescarti qui a Diamante, stai con noi, anche perché tu ami la vita. Quanto? Tanto. Perché? Diciamo che è difficile non amare la vita, perché è la cosa, penso, più preziosa che ognuno di noi ha. Vi correggo, è un anno che sono a Diamante. Sì, lo so. Mi sono trovato fortunatamente a Diamante in questo, diciamo, brutto periodo di questa pandemia, altrimenti forse in una città sarebbe stato un po' più difficile l'approccio. Ma Diamante, Diamante è un po' più vivibile da questo punto di vista. Ma bisogna dire che noi, e questo lo faccio notare sempre, noi a Diamante, a parte le ordinanze, noi siamo persone corrette, osserviamo le regole. Assolutamente. E perché no, anche le ordinanze. Diamante in questo si è distinto, secondo me. Si è distinta, penso, in tutta Italia. Benissimo. Tu hai studiato grafica ed arte presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma. Sì. Quando e perché questa tua scelta? Diciamo che ho iniziato il mio percorso a Firenze, dove studiavo ingegneria civile ed ambientale. Poi, dopo il primo anno, mi sono subito reso conto che la passione, la vocazione per l'arte era molto più forte rispetto, diciamo, a quella degli studi di ingegneria, e mi feci questa follia che, diciamo, la mia famiglia non approvò subito, però poi, visti poi i risultati, sì, ovviamente la famiglia dice, sì, ho cambiato totalmente città. Ma ti ritiri, dice, sì, la mia paura era quella di deludere soprattutto mia madre, poi però il tempo mi ha dato ragione. Mi sono trasferito a Roma, ho iniziato gli studi. Quindi all'Accademia delle Belle Arti. Sì, all'Accademia di Belle Arti di Roma, e poi nel 2017 ho completato gli studi lì a Roma. Ecco, questa tua passione, in primo tempo hobby, secondo me, per l'arte, da dove è derivata? Ma sin da bambino avevo questa passione per la creazione, cioè mi piaceva creare in qualsiasi campo, cioè non solo il disegno o la pittura. Ricordo che già da bambino, stando nel negozio, avendo a che fare sempre con attrezzi tra le mani, era forse inevitabile che prima o poi mi sviluppasse, diciamo, una mente un po' più creativa rispetto a quella solita, diciamo. Nel negozio di tua madre, vostro, vedo che ci sono anche attrezzature per quanto riguarda l'arte. L'hai voluta tu o no? No, c'è stata sempre. Molte cose c'erano sempre state. Poi il nostro negozio nasce nel 1800 come fabbro, perché il mio, sì, bisnonno era un fabbro. Si è tramutato in ferramenta, ma negli anni ha avuto un'evoluzione continua. Mio nonno fu fotografo. Sì. Non è più in attività, però quando era in attività il negozio era anche uno studio fotografico, laboratorio fotografico, quindi diciamo anche l'arte forse è stata presa anche da questa sua passione che mi ha comunicato, della fotografia. Il legame tra pittura, grafica e fotografia è molto stretto. Non a caso era anche un laboratorio di arti grafiche, quello di mio nonno, quindi aveva una tipografia in corso Garibaldi, poi negli anni poi è stata chiusa, però... Ecco, tu a Diamante hai iniziato a dipingere con tipi di murales o no? Sì, ho iniziato proprio con un murales. La mia prima opera murale è quella che abbiamo realizzato insieme a Tonino Ciponte, il nostro caro, salutiamo caramente, poi brindiamo anche per lui. È iniziato tutto da lì, sì, da una piccola opera riguardante la storia marinara di Diamante, appunto due personaggi realmente vissuti,
Angelo Perrone, Mario, mi pare Bruno di cognome, se non sbaglio. Loro erano due pescatori di diamante, che hanno fatto parte di quella tradizione che è scomparsa. Io abitavo a Via Mentana prima, Palazzo d'Angelo, no? E i marinai di quel tempo erano moltissimi, c'erano tante barche. E io mi ricordo che scendevo la mattina perché si ritiravano le barche, poi quando scendevano e prendevano i pesci dalle reti, i pesci li rimanevano nella spiaggia, li raccoglievo, li facevo, portavo a casa, specialmente le alici, le facevo fare da mia madre, la cosiddetta raganella. Era uno spettacolo. Mi ricordo che poi i marinai si riunivano nella cantina a Corso Garibaldi, dove c'è il ristorante, L'osteria dei l'osteria dei Murales, sì. Murales, e lì bevevano e si dividevano anche i soldi. Poi mettevano da parte dei quattrini per organizzare la festa del mare, che era la loro festa. Ricordi la terza domenica di mare? Sì, adesso me ne Ecco, tu, oltre all'arte, ami anche le tradizioni. Vediamo un po'. Sì, diciamo che c'è un forte legame proprio con l'identità diamantese, di Che bello. diamante, no? Noi abbiamo delle tradizioni, degli usi, dei costumi Mi è particolari, piaciuta unici in la tua tutta. espressione di identità diamantese, che è il paese marinaro. Assolutamente. Non bisogna mai rinnegarlo, No, anzi, è un pregio. questa è una cosa che condivido con il mio gruppo di amici, di compagni, sin da Sì. piccoli ci siamo approcciati a queste tradizioni. È una cosa che non bisogna mai trascurare. Penso che sia una delle cose che faremo non appena finirà questo periodo. Ne discutiamo sempre con loro. Sì. Tra di noi non vediamo l'ora che finisca questo periodo. Lo scorso anno non abbiamo potuto. Abbiamo saltato tante tradizioni, voglio dire. Cioè Anche queste perché diamante tradizioni, ogni periodo ha sì, una peculiarità, bene, quindi. ma tra queste tradizioni è la cordata del Sabato Santo. In quelle cassette lì, guarda, che Stefano ha messo a posto, gentilmente, ci sono diverse riprese dove tu da piccolino già iniziava a cantare la passione, vero o no? È vero, è vero. Ecco. Sì, ero piccolo, lo devo a mio cugino Massimiliano Sì. Silvestri. Lui era stato, ha scritto un libro, è uscito da Sì, l'abbiamo pure poco. intervistato, Sì, infatti, sui canti della passione. ero diciamo il suo pupillo, mi portava come una mascotte lì mentre Sì. cantavano. Poi all'epoca c'erano veramente i marinai di una volta che cantavano e portavano avanti la tradizione. Io ho avuto la fortuna di vivere la coda di quell'esperienza. Che bello, Era sì. forse intorno al 2005-2006, poi Quello era. è Poi andata sempre man mano a scomparsi terminare. marinai. E poi insieme al gruppo dei miei compagni abbiamo in un certo qual modo ripreso questa Io lo tradizione. denominavo il gruppo dei giovani. Sì, dal 2008 ad oggi la tradizione è rinata. Adesso ci sono Sì. 5-6 gruppi e siamo riusciti anche a Anche tramandarlo a un con le gruppo di donne. ragazze più giovani. Ecco, nel canto della passione, quando siete riuniti nella processione, che cosa si prova? Ah, io penso che sia una sorta di pathos che si prova, cioè è uno stato di quasi incoscienza nel canto, perché Riuscite. è un momento in cui non si pensa a nulla, si è concentrati solo in quello. E poi da diamante si usa dire il pizzicanino. Un pizzicanino, che bello. Sì, hai dato un'idea bellissima. Forse quella lì non ci sta capendo, ma poi glielo spieghiamo che significa pizzicanino. Quel brivido, Sì, è un brivido. ecco, è un brivido. E andiamo alla tua storia artistica. Tu hai lasciato l'università di ingegneria, non era adeguata alla tua passione. Anche se quel poco di studi che ho Ti è fatto servita? è servito, sempre, serve sempre nella vita, penso. È sempre Ingegneria, un'esperienza che ha ingegneria ambientale? civile di l'ambientale. Ma io capito che serve molto e ti serve anche nella tua struttura artistica. Assolutamente.
l'ambiente, vedi che è curato, io sono stato con te ed è curato l'ambiente molto, ma ti è servito un po'. Ecco, tu e la tua scelta dello street art. Sì, più che una scelta è stata una cosa che è arrivata all'improvviso, perché... Sì, ti è piovuto addosso. Iniziare magari con un piccolo murale a diamante non significava fare una sorta... perché non è neanche una carriera, ma forse molte volte una vocazione. Perché poi ti piace talmente tanto che non riesci a farne a meno. Poi, vivendo l'ambiente anche romano, del muralista di Roma, poi è stato inevitabile. Ho iniziato a fare anche dei piccoli murali a Roma, poi sono diventati sempre più grandi. Poi ho organizzato nel 2017 il primo festival di street art, OSA, Operazione Street Art a Diamante, la prima edizione, qui ho avuto la possibilità di essere il curatore, appunto, a tutti gli effetti. Poi da lì ancora di più sono stato stimolato a continuare con la seconda edizione e allo stesso tempo poi ho iniziato anche a fare grandi opere. La prima edizione di Diamante con la collaborazione di chi? Allora, la prima edizione è stata una sorta di passaggio dalla vecchia tradizione murale alla nuova tradizione più contemporanea della sì. Street art. Penso che sia... nient'altro che l'evoluzione del vecchio muralismo. Allora, è stata voluta con... ti devo interrompere un attimo. Alcuni dicono che la tua arte non ha attinenza e continuità con l'operazione murales di Diamante. Vogliamo spiegare questo? O rispondere? L'unica risposta che posso dare a questa domanda è che non credo che non ci sia continuità tra arte e arte. Anche perché l'arte è arte. E poi ti devo dire un altro fatto. Io con l'operazione Murales 81 ho parlato di temi assegnati all'operazione Murales. Noto che tu, in continuità con questa tesi importantissima del tema da assegnare a un'operazione, tu hai dato anche un tema alla tua operazione a Diamante. Sì, in realtà in 2 anni abbiamo scelto 2 temi differenti. Appunto, ecco qui.
ci siamo. E può essere anche una risposta. Vedi che seguo, dai. Sì, può essere anche una risposta. Il primo anno di OSA Operazione Street Art abbiamo scelto insieme a Francesco Cirillo l'allora assessore Franco Maiolino. Sì. Rispondo alla domanda di prima, con chi abbiamo iniziato questo percorso. Sì. L'ex assessore alla cultura e al turismo Franco Maiolino aveva voluto, diciamo, questo cambio di direzione, l'abbiamo un po' stimolato e ci ha dato la possibilità di realizzare questo progetto, che poi è esploso, è andato bene, ha avuto grande successo e rilevanza internazionale. E poi con il tempo, anche il secondo anno, abbiamo cambiato la tematica, abbiamo scelto la tematica della violenza sulle donne. Infatti ci sono state anche una serie di iniziative che si sono create intorno lo sportello contro la violenza sulle donne, la Ginestra, mise pure una targa su una delle opere in via Mendola, alla fine di via Mendola. Quindi che bello. Abbiamo fatto una serie di collaborazioni anche con altre associazioni. C'è continuità e non c'è diversità, perché l'arte è sempre arte. Sì, soprattutto poi, avere anche la continuità può essere anche nel rispetto che si ha di ciò che è stato fatto prima. Sì. L'intento iniziale di OSA Operazione Street Art era quello di accendere i riflettori sul patrimonio che Diamante già aveva, che è quello dei murales tradizionali, sì, attraverso l'onda mediatica della street art. Sì. E questo è successo, perché purtroppo a Diamante non si parlava di murale, cioè a livello nazionale non si parlava di Diamante e dei suoi murali da anni. Da anni, sì. E la street art, che non è altro che l'evoluzione di un linguaggio, che è quello che Diamante ha già avuto, possedeva, e con il tempo si è anche Diamante aggiornata a quel linguaggio. D'altra parte è un murale se ingrandito come immagine, sì, ma con la tematica. La differenza tra i vecchi murale e i nuovi non è altro che l'utilizzo di magari tecniche differenti, sì, e soprattutto le dimensioni delle opere stesse. Ecco questo. La contemporaneità delle opere sta proprio nell'uso che fa l'artista della superficie stessa, che è un uso che non ha degli schemi precisi e definiti. Mi ricordo che negli anni precedenti le opere murali venivano realizzate su dei riquadri che il comune faceva preparare, sì, con un intonaco apposta per... Era uno spazio ben definito, come un quadro. Come un quadro. La street art invece invade un po' di più il territorio, però con un rispetto di ciò che è stato fatto prima. Infatti non abbiamo invaso le zone dove già erano presenti i vecchi murali. Il centro storico è rimasto lì. Assolutamente. E non è l'operazione stato vostra, non nel centro storico, ma una continuità, io direi una continuità del murales in versione moderna. Sì. O no? Assolutamente. Oh. Oh, tieni presente che ho fatto anche io amo l'arte, perché ho anche la specializzazione in storia dell'arte, perché ho fatto la tesi anche in storia dell'arte con Valerio Mariani, quindi amo molto l'arte. Vedi che c'è questa continuità. Abbiamo risposto bene, penso. Sì. Molto. Antoni, per quanto riguarda tu come artista, c'è una discussione tra i vari artisti per quanto riguarda l'operazione Murales. Bisogna salvarli, bisogna conservarli o bisogna farli sparire nel tempo? Allora, noi lo possiamo dire come esperienza vissuta di Diamante stessa. Negli anni alcune opere sono state restaurate, altre invece si sono perse, altre continuano a conservarsi, altre ancora sono in una fase intermedia perché stanno scomparendo. Ma ancora potrebbero salvare? Sì, potrebbero salvare. Ah, però il problema qual è? Chi mette mani sull'opera murale? Ah, bravo. Se l'artista ha la capacità e la possibilità di essere presente, l'artista che ha realizzato quella allora opera, io sono favorevole che l'artista stesso, per sua volontà, venga a restaurare l'opera. Ma che ci metta mano un altro, no? Assolutamente, sono perché
A meno che non capiti che sia d'accordo con l'artista, allora a me è capitato di restaurare un'opera, sì, una parte dell'opera realizzata al comune dal maestro Pink. Sì. Ah, quello lì. E noi a siamo andati a chiedere. È stato interrotto poi. In realtà non è stata più completata, cioè abbiamo restaurato la porzione, sì, più rovinata. Ma lo so che è stato. Poi dovevamo continuare. L'autorizzazione. No, in realtà è stata un'iniziativa del comune, dell'assessore, sì, del nuovo assessore Francesco Amoroso. Ma poi dovevamo continuare a ottobre l'anno scorso il progetto, poi è stato rimandato perché io non avevo problemi perché ero impegnato in quel periodo. Allora dobbiamo continuarla, però. Sì, sicuramente lo continuerò. Senz'altro. Stavo dicendo che. Col maestro Pink abbiamo fatto dei rilievi, abbiamo cercato i bozzetti originari e lui stesso ci ha dato l'autorizzazione per poter mettere mani. E lui stesso è venuto ad aiutarci anche. Però logicamente si perde l'identità dell'opera stessa se mette mano un artista differente. Con l'assessore Mauricino Battista di allora siamo riusciti a far venire dei pittori, ecco, mi riferisco a te, che avevano realizzato nell'81 i murali, sono venuti a loro qui a darci una mano. Questo è uno dei casi che ho citato prima. Questo è uno dei casi valenti. Ecco, l'esperienza di Diamante non è che l'esempio di come debba essere diciamo la gestione di un patrimonio del genere. Anche se io sono del parere che la conservazione dell'opera stessa sta nella scelta della parete. Sono d'accordissimo. Quando la parete è sana, è nuova, allora, è fatta con materiali che si mantiene nel tempo. Ecco, secondo te, è una domanda che voglio farti, si potrebbe usare qualcosa per mantenerli un po' in più nel tempo? Assolutamente, ci sono dei prodotti, dei trattamenti che potrebbero essere fatti a... ogni tot anni per garantire l'impermeabilità della superficie murale. Non appena finisce questo periodo terribile chiederemo al nostro assessore alla cultura di prendere in esame quello che tu dici, alla nostra amministrazione, perché conservarli un po' nel tempo. Sì, anche se poi il murales, secondo alcuni e secondo l'arte vera e propria, nasce e deve perire, sì, deve scomparire. Se si può far durare in più, in questo più, ne trae vantaggi il nostro museo. Io ho avuto il piacere, io direi, dopo aver visto l'opera a Vietri di Potenza, io dico che ho avuto l'onore di essere con te, di trasmettere il tutto in diretta da Vietri di Potenza su Telediamante per quella opera monumentale, bellissima, e guarda che io seguo, di cui si è occupata la stampa nazionale, ma del tutto il Corriere della Sera. No? Sì, Repubblica, il Corriere della Sera, Sky, Rai Arte hanno, diciamo, ripubblicato la notizia di quest'opera, un po' è emblematica per il tema. Bellissimo. Della legalità, ma allo stesso Bellissimo. Tempo per proprio l'inserimento dell'opera stessa nel contesto urbanistico e ambientale. È stata, ecco, una giornata insieme formidabile in quella di Vietri di Potenza, con gente accogliente, amante dell'arte, sì, e soprattutto. E il tuo merito è il merito anche di quell'amministrazione, e di aver vivacizzato e ripopolato una zona quasi deserta. Sì, infatti quella sera penso che ci fossero, non mi è mai capitato, un'inaugurazione di un'opera murale, 600 persone. Va bellissimo proprio. Sì, l'amministrazione lì sta facendo un lavoro certosino proprio. E quest'anno ne hai fatto un altro, noi non siamo potuti venire proprio per il coronavirus. Sì, abbiamo realizzato altre due opere, io e l'artista Riccardo Bonafede, voi avete conosciuto a Diamante, abbiamo fatto altre due grandi opere, di cui l'ultima mia opera è più grande di quella di cui abbiamo parlato, della Capito, che tal. Oltre
a Vietri, tu hai fatto altre opere in diverse zone d'Italia, dove? Torino, Milano, poi Roma è la città in cui è più presente, anche all'estero, a Valencia, a Bristol, in particolare poi oltre a Vietri di Potenza in Calabria sono, sono 2 anni, sì, stiamo realizzando... A Reggio? No, a Fuscaldo. Sì, ma a Reggio... No, a Reggio Calabria no. Niente ancora. No. In Calabria solo a Fuscaldo e San Nicola Arcella. San Nicola cosa hai di più? A San Nicola abbiamo realizzato un'opera morale identitaria sulla città di San Nicola Arcella. In particolare abbiamo trattato il romanzo Cristina di Crawford. Ah. Cioè, in pratica raccontata in quest'opera la storia di questa donna vampiro. Infatti Crawford è conosciuto come uno dei primi autori che si è occupato di questo tema, di vampiri. Mentre a Fuscaldo? Fuscaldo invece abbiamo fatto un percorso sulla storia marinara del posto. Ecco. Siamo partiti l'anno scorso sensibilizzando le persone a non inquinare il mare. Che bello. E quest'anno invece abbiamo realizzato delle persone del posto la prima opera trattava invece la tradizione delle alici di Fuscaldo, di cui i fuscaldesi anche perché Fuscaldo sono orgogliosissimi di questa cosa. Sì, è una delle poche marinerie ancora però più sentita lì. Assolutamente, adesso ancora ci sono tantissime barche di pescatori. Sì. Prossima opera Diamante, c'è una tua idea? Sì, ci sono un paio di idee in corso. Sicuramente la prossima la prossima volta che metterò mani su Diamante per restaurare dei 2 opere. Ah. Anche questa è una risposta. Sì. C'ho in mente di mettere mani per qualche giorno, forse proprio nei prossimi giorni a Via Galilei, proprio lì dove ci sono le opere dei pescatori di Diamante. Sì. Perché essendo state realizzate su pareti basse, alcune risentono di alcuni ritocchi qualche, da fare. Qualche ritocco. Quindi di tanto in tanto andrò. Benissimo. Ecco, io, anche se tu già ne hai parlato, sei il nipote del nostro grande e caro Armando Maniscalco, detto il fotografo. E quando si parlava di Maniscalco, dice il fotografo. Noi abbiamo avuto modo di intervistarlo. Ecco, quando tuo nonno che cosa pensa, che cosa dice di te? È orgoglioso. Che bello. In realtà ogni giorno mi chiede dove sono andato a lavorare, perché sì. Ormai è abituato un po' alla scienza. Sì. E io sono orgoglioso di lui perché grazie anche alle sue foto che io magari ho avuto un po' uno stimolo all'arte figurativa. Cercherò in tutti i modi di conservare nel tempo il suo patrimonio. Io ho visto il tuo profilo e vedo che tu ami moltissimo Diamante, il mare, le tradizioni, i tramonti soprattutto, o mi sbaglio? Sì, penso che avete visto qualche foto scattata e poi pubblicata, ripostata su Facebook. Sì, ripeto, è un qualcosa che mi è stato tramandato. Sono tuoi? Sì, sì, sì. Sono sì. Foto tue? Un qualcosa che mi è stato tramandato e che continuerò a fare sempre, perché ormai è come se fosse nel DNA. Sì. Però mi piace anche occuparmi del suo patrimonio fotografico. Ecco, quasi. Quando tu entri nel negozio, che ha avuto il premio anche dalla nostra amministrazione, sì. Che cosa provi? Ormai si è abituati, no, a quell'ambiente, però più che altro vedo ciò che magari gli occhi di chi non l'ha mai visto ed entra e si trova di fronte a una sorta di bottega. E poi c'è
la tua madre, la cara Giovanna. Sì, sono 122 anni. La salutiamo. Oh, prendi un po' di... Vuoi mescere? Adesso avete dell'acqua però. Ah, ma me la bevo. Bevo l'acqua prima. Caspita di Stefano. Stavo dicendo che ce l'ha messo l'acqua. Ma questo chi l'ha portato, sto cerchio? La mia ragazza. Come si chiama? Debora. Oh, che nome. Debora, vedi chi l'ha fatto, mamma o nonna? Nonna. Nonna, visto? Gliel'ho detto, la manderò della promessa. Basta, basta. Se poi te la diamo un po', ora te la diamo. Brindiamo per chi? Prima per tua nonna e per tua madre, poi brindiamo per i futuri 40 anni dei murales a Diamante. Che bello. Io brindo per te, per tutti coloro i quali ci vedono, per Deborah, per Stefano, ma brindo soprattutto all'arte, che è qualcosa che distingue la nostra città. Diamante città dei murales, del peperoncino, potremmo aggiungere di che cosa più? Della street art. Me l'ha tolta dalla... Hai visto? In realtà c'è già un tag che hanno fatto sui social ed esce già Diamante città del peperoncino, dei murales e della street art. Non so chi l'ha fatto. Ma guarda, il discorso poi esce da qui. Questo abbinamento ormai lo inseriremo anche nella nostra targa. Sì. O no? Anche se penso che la denominazione street art non... Diamante non avrebbe bisogno, perché... Ma che vuol opera dire? Opera murale e street art... Che vuol dire? Io... Le parole, io tra le cose mie non ho voluto apprendere nessuna lingua. Io parlo l'italiano e il diamantese. Non è altro che uno specificare arte urbana. In italiano street art significa arte urbana. Della città. Arte della città, sì. Ah. Quindi non è altro che il murale, è anche arte della Benissimo. Città. Quindi. E stavo dicendo che al nostro sindaco, dopo aver cenato, ho detto: caro sindaco, non è che qui fatto un'opera finisce qui, perché lui deve essere il direttore artistico e inventore dell'operazione street art qui a Vietri di Potenza. E ha mantenuto la promessa. Sì. Persone... Loro hanno avuto già dall'inizio le idee chiare di come voler lanciare il progetto, e infatti avevamo deciso di realizzare insieme ad Antonio Vigiano quattro opere e sono state realizzate. Salutiamo tre. Antonio, vedi che ci deve portare entro il vino. Maggio qua, No, ci deve portare il vino. L'olio. Il vino è olio, pure il vino. No, il vino è buono. Andò, vedi che ci deve portare l'olio. Però lo stanno facendo adesso. In sì, ce lo porto, non ti preoccupare. Vogliamo salutare il sindaco, pure tutta la giunta comunale. Io noto quando vado a qualche parte, prima di ogni cosa l'accoglienza, anche perché io ho tenuto sempre moltissimo all'accoglienza, è qualcosa che ci deve contraddistinguere. No, lo dobbiamo finire. Debra, complimenti, dillo a tua nonna che è squisito. Tieni presente che questo è 40 gradi. Ecco, e andiamo a Diamante, tu e la movida. Io spesse volte sono stato anche con voi, perché con tutti i miei anni ho dovuto dire a qualcuno che dice: ma il professore Pagano, anzi Mario Pagano, perché io professore lasciamo stare, Mario Pagano è più bello, in mezzo ai giovani. Ho dovuto dire, evidentemente non conoscete il significato di amicizia. L'amicizia è una delle parole più belle
accanto all'amore che esistono nel mondo. E amicizia significa volersi bene e rispettarsi. E poi il volersi bene e rispettarsi non hanno né età, né sesso e né colori. Ragion per cui io posso stare con voi, posso stare con i miei di età come me, posso stare con tutti, perché se si vuole bene e si rispetta, non c'è né colore né niente. Sei d'accordo su questo? Assolutamente. Allora, tu e la movida. Allora, la parola movida non mi è mai piaciuta. Sapersi divertire più che altro. A me non, anche perché bisogna poi, sempre capire come viene intesa. No, no, ma ti dico subito. Io i barbarismi non l'ho mai usati nemmeno negli anni miei di insegnamento. Non l'ho mai voluto usare. Movida, ma non so che significa, ma comunque. Poi vedrò che significa. Ma io più che movida, e sono d'accordo con te, non mi piace la parola, lo stare insieme con i giovani. Ecco. Lo stare insieme con i giovani e divertirsi è sempre correlato al fatto di divertirsi nel rispetto delle regole. Bravo. Molte volte la parola movida però viene vista come una sorta di io la vedo come un movimento frenetico, no? Notturno, sì. Che può esserci, ma sempre avendo rispetto, ecco, questa è la cosa importante. Allora, abbiamo la stessa idea, io difatti nelle mie trasmissioni, quando qualcuno, la movida come se fosse lo stare insieme dei giovani e sapersi divertire osservando le regole, fosse qualcosa di terribile. Sì. Cioè, io dico sempre che i giovani ci sono e debbono essere presi in grande considerazione, non è che debbono dormire, anche perché tutti siamo stati giovani e penso che c'è quella gioia di vivere, di stare insieme e di divertirsi, osservando le regole sono con te. Quindi tu vivi la tua vita notturna, sempre nel rispetto delle regole. Ma qualche cosa. Però diciamo che negli anni è sempre meno il divertimento, sempre più il lavoro, quindi magari fino a qualche anno fa poteva esserci una sorta appena di finisce vita il coronavirus notturno. Andremo a qualche locale. Questo sicuramente. Perché andremo senza qualche cocktail ci vuole. Sì. Eh sì. Ma vedi che il cocktail è meno potente di questo. Devi versare una sola volta, tre volte dobbiamo pintare. Ecco qua. Bene. Questo mi dovete dire voi basta, quindi. Sì. È un po' troppo, ma comunque. Allora facciamo due. Qui siamo nella sede di Telediamante, è noto come dei quadri di Stefano. Io brindo per Stefano e per tutti gli artisti di Diamante, poi ti dirò che cosa ho pensato di fare quest'estate. Mettiamolo qui. Tu e il coronavirus, come lo stai vedendo? Il primo periodo l'ho vissuta male perché era... La chiusura è stata drastica, non ce l'aspettavamo forse in quel modo. E non eravamo preparati. Sì, non eravamo preparati. Io poi sono abituato a muovermi, spostarmi frequentemente, sì. È stato un trauma. Però poi, come in tutte le cose, ci si adatta, ci si reinventa. E, infatti, proprio il fatto di spostarsi in più posti, ho cercato di fare meno progetti in posti più vicini. Quindi, in certo qual modo... E va avanti l'attività laboratoriale rispetto a quella all'esterno, e quindi si cambia un pochino, bisogna adattarsi al momento, io penso questo, e prima o poi finirà, non si sa ancora quanto e come, e se ci sarà un vaccino che risolverà il tutto oppure si raggiungerà l'immunità di gregge. Però spero che sia il prima possibile, perché purtroppo poi non tutti abbiamo la stessa capacità di adattamento e c'è chi ne soffre di più, quindi è una situazione un po' imbarazzante e scoraggiante. Speriamo di superarla. Comunque io lo dicevo anche intervistando il nostro
il nostro sindaco, che Diamante ha osservato le regole, si è tenuta benissimo secondo me, e abbiamo dato esempio di correttezza, secondo sì. me. Ecco. Ma tu come ti diverti, Diamante? In questo periodo oppure... In tutti i periodi. Vabbè, il divertimento a Diamante è un po' particolare, perché poi a seconda della stagione ci sono vari tipi di divertimenti, a seconda del periodo, ma ci si può divertire semplicemente andando con una barca a fare un giro all'isola. Cioè, dipende come uno intende il divertimento. Con la tua ragazza. Vedi come deve stare tranquillo con le ragazze, o no? Assolutamente. Che scherzo. Comunque il divertimento, sei una persona molto corretta, ti conosco. Il divertimento è sempre, ripeto, correlato a ciò che uno vuole fare. E poi ci si può divertire con gli amici. Adesso siamo un po' più limitati. Sì, però ma guarda, già Diamante penso che sia un paese in cui si è stimolati al sorriso. Che bello. E già quello è il divertimento. Ma già facendo questa trasmissione, bevendo il cielo, ci stiamo divertendo. Ci stiamo divertendo. Passando il tempo in maniera differente. Quando dimentica la paura di cadere perché hai solo il desiderio di volare. È una tua espressione. L'ho scritto nel mio ultimo post. Ha visto? Vuoi spiegare? Legato al fatto, ho sempre avuto paura dell'altezza e molte volte la passione per qualcosa, in questo caso per l'altro. E quando sali così alto hai paura un po'? Adesso no, perché poi quando, ma c'è sempre un po'. Quando ti giri e guardi sotto ti viene paura, sì, ma se stai paura. Creando no, perché non ci pensi. Non ci penso. Io quando lavoro non penso a nulla. Ma se guardi sotto sì? Sì. Ecco. Ma hai il desiderio di volare dove? Volare è una metafora, no? Che sì. Sta un po' nel superarsi sempre, di non tornare indietro, ma andare avanti e migliorarsi. Migliorarsi anche sbagliando, ma migliorarsi. Che bello. Però molte volte uno si migliora anche ammettendo l'errore, quindi se non si ammette l'errore, sì. Non si ha l'umiltà di ammettere l'errore, non si migliora. Nella vita, ma non parlo nel campo artistico, la penso proprio nella vita in generale, sia così. Semplicemente volare e il tuo cuore vola per chi? Il mio cuore vola per la mia famiglia, per la mia ragazza, per tutte amici. Le cose che amo, gli amici. Gli amici. Sì. Ecco, la rivista d'arte Bianco Scuro, riferendosi soprattutto al grande murales realizzato da te a 10 di Potenza, dice che tu di Diamante, dice questo, Antonino Perrotte di Diamante, regala scorci di pura bellezza al sud d'Italia. Che bello! Sì, legato sempre penso all'opera della bambina, infatti questa rivista Biancoscuro, che è una rivista d'arte contemporanea, mi ha dedicato una doppia pagina della rivista, sì. Proprio per mettere per intero su tutte e due le pagine. La porta della fede che fa il montaggio, sì. questo è importante. Mi hanno dedicato questo spazio, non è uno spazio, diciamo, a cui è arrivato il mio ufficio stampa, perché quell'opera è riuscita ad essere condivisa dalla stampa senza che noi facessimo pressione sulla stampa. Quindi, perché generalmente si fa pressione. No, uno lancia i comunicati alle redazioni che conosce, di cui si ha i contatti, poi... per il 90% in quel caso è stato condiviso anche da chi non conoscevamo. Allora, l'input all'arte, possiamo dirlo che Tonino Cipolle e anche Francesco Cirillo l'hanno dato a te molto.
Sì, c'è stata la fase iniziale in cui sia Francesco che Tonino Ma mi hanno vedo dato, come io mi ma anche documento. Angelo Vedo che io Ligia. mi documento come. Io Ah, no, 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 quando ho lo iniziato avevo qui, Angela Ligia. il percorso della prima opera murale, ho fatto un murale molto piccolo, dove adesso c'è l'opera incastonata nella finestra Di Tonino. di Tonino. Ecco. Avevo realizzato una piccola opera così, allora venne a consigliarmi Angelo Aligia, il maestro Aligia, di E poi dove farla dice. più grande. Io lì rimasi perplesso, un po' me la presi, perché ho detto: ma perché mi viene a fare questa critica, Ah, farla più grande? Ma era un consiglio. Ma io all'epoca ero un po' testardo, magari anche non volevo ascoltare. Allora mi sono preso 3 giorni e non tornavo più a continuare il murale. hai meditato Ho dopo due meditato e poi un giorni? giorno senza dire a nessuno, avevo le chiavi dello studio di Tonino, andai a realizzare il murale di sinistra e lo feci grande alle dimensioni che Nissa Ligia. Aveva ragione, effettivamente. Poi però da lì sono arrivato a facciate di 36 Dall'altra metri, parte, vedi che quindi l'input c'è sempre da parte di qualcuno, oppure. il muro di Fotoclic è un muro di arte, anche perché Tonino ci ha tenuto C'è uno molto l'arte. strato, forse su quel muro ci saranno state una decina di opere Che bello. diverse. E lui non ha mai cancellato gli strati, sono uno sopra Sì, ho l'altro. visto. Stasera andiamo a trovarlo, Tonino. Bene. Tu hai regalato qualcosa di bellissimo anche in altre località. Io dico di più, che a noi, e a me in particolare, tu regali il tuo sorriso, la tua correttezza, il tuo amore per l'arte, il tuo amore per gli amici, il tuo amore per gli amanti. È la verità. Ringrazio per questo pensiero. Ma è davvero quello che cerco di portare avanti sempre nella vita. Anche nell'arte penso che si evinca lo stimolo e la sensibilizzazione a un qualcosa che ha a che fare sempre con il sociale, ma allo stesso tempo questo rispecchia un po' il mio modo di vivere anche con gli amici e le persone di cui mi circondo. E anche questo è un'arte, anche questa è un'arte di saper stare insieme e di amare gli altri. Io dicevo poco fa che abbiamo progettato con Enzo Caselli, con altri amici, che ho intervistato qui, per quest'estate una settimana di tutti gli artisti di Diamante, che sono a Diamante e fuori, con convegni o altro, in modo da far conoscere anche tutti gli artisti che abbiamo a Diamante. Ce ne sono Ci tanti. sono tanti che magari non si pubblicizzano oppure hanno voglia di tenere per E loro le sarà un modo di opere. Ce ne sono tanti che magari neanche noi conosciamo. nemmeno noi, bravo, e sarà un modo di riunire gli artisti adamantini. E poi, in seno a questa settimana degli artisti diamantesi, il premio Nanno Razzetti, che questo l'ho pensato io, l'abbiamo pensato anche con Stefano, mio figlio, e lo vogliamo. Tu sei d'accordo su questo? Sì. Sì. Farei parte del nostro comitato. Faremo un comitato di cittadini adamantini. Per questa settimana degli Tutto artisti. questo potrebbe far parte del 40° anno, che sarà l'anno prossimo, Di Telediamante. 2021. Saranno 40 anni, penso, sia di Telediamante che dell'operazione Benissimo, Murale. allora 40 anni, Operazione Murales, 40 anni di Telediamante. Bene, adesso ecco, finiamoci questo cedro e allora. Adesso brindiamo tutti coloro i quali ci stanno vedendo, vorrebbero un po' di cielo, non ve lo possiamo dare,
se lo volete appena aprono i bar, se volete cedro locale, dove lo possono avere? Cedro locale? Non lo diciamo. Non lo diciamo. Non lo diciamo, ma lo sappiamo noi. Brindiamo per tutti voi. Io devo ringraziare Antonino, il quale ci ha dato una lezione di arte. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Ringraziamo anche Deborah, per la quale brindiamo anche. Ringraziamo Stefano che è lì sempre in regia. Ringraziamo anche Stefano come artista. Ringraziamo ancora una volta tutti voi per essere stati con noi e alla prossima. Grazie e buonasera. Buonasera.